pace e bene. Oggi ti racconto una piccola storia. C'era una volta un ragazzo con un gran brutto carattere, che facilmente si arrabbiava e subito offendeva. Sentì parlare di un anziano saggio e da lui si recò, chiedendogli aiuto. Quest'uomo consegnò al giovane un sacchetto pieno di chiodi e gli diede un compito. Ogni sera ripensa alla tua giornata. Quante volte hai perso la pazienza o hai offeso qualcuno? Tante volte. Tanti siano poi i chiodi che vai a piantare su quella staccionata. Cerca di diminuire ogni giorno. Quando per 3 giorni di fila non ne avrai piantato neanche uno, torna da me. Il ragazzo iniziò ad allenarsi. Passò molto tempo. Un giorno ne piantò 35, poi 30, poi 32, poi 28, poi 26 e così via finché per 3 giorni non ne piantò neanche uno. Andò allora dal saggio e l'uomo saggio gli disse: «Bravo, sono contento. Adesso però non soltanto non ne devi piantare, ma ti chiedo anche di togliere quelli che già hai piantato. Li toglierai tante quante parole belle dirai. Quindi a fine giornata ripercorri le parole belle, incoraggianti che hai detto e togli i chiodi. Quando avrai finito, torna da me». Il ragazzo si allenò, non ne piantava quasi più e pian piano imparò a toglierne sempre di più. Finché li tolse tutti e pieno di gioia ritornò dall'anziano saggio. «Bravo, sono contento», gli disse. «Ma guarda un po', com'è ridotta ora la staccionata? È piena di buchi, vero? Ecco, ricordati che così è il cuore delle persone. Quando litighi con qualcuno e gli dici parole offensive, gli lasci una ferita come quel buco del chiodo e a volte la lingua trafigge più della spada». La morale della storia è estremamente chiara. Chiediamo in semplicità al Signore che quest'oggi ci aiuti affinché le nostre parole non trafiggano, ma incendino d'amore ogni cuore. Che il buon Dio ti benedica.